Salve a tutti e benvenuti al resoconto finanziario quotidiano del venerdì. Meta Platforms ha registrato un forte aumento delle entrate pubblicitarie, superando gli obiettivi finanziari di Wall Street per il secondo trimestre e prevedendo entrate per il terzo trimestre superiori alle aspettative del mercato. L'economia statunitense è cresciuta più rapidamente del previsto nel secondo trimestre, grazie alla tenuta del mercato del lavoro che ha sostenuto la spesa dei consumatori, mentre le imprese hanno incrementato gli investimenti in attrezzature, tenendo potenzialmente a bada la tanto temuta recessione. Il dollaro è sceso dopo che la Federal Reserve ha annunciato quello che alcuni si aspettavano fosse il suo ultimo rialzo dei tassi, mentre l'attenzione del mercato si è spostata oltreoceano sulla decisione della Banca Centrale Europea. L'ultima sessione ha visto il dollaro statunitense cadere dello 0,6% contro lo yen giapponese. L'ultimate oscillator sta dando un segnale sell. L'ultima sessione ha visto Bitcoin cadere dello 0,6% contro il dollaro statunitense. L'ultimate oscillator indica un'opportunità di selling. La coppia euro-dollaro statunitense è crollata dell'1,3% nell'ultima sessione. Il CCI sta dando un segnale sell. La coppia West Texas Intermediate dollaro statunitense ha guadagnato l'1% nell'ultima sessione dopo aver aumentato fino al 2% durante la sessione. L'indicatore Williams indica un mercato ipercomprato. Dichiarazione politica monetaria della Banca del Giappone e del Giappone sarà rilasciato alle 3 GMT. Prodotto interno lordo della Francia alle 5.30 GMT. Decisione sui tassi di interesse della Banca del Giappone e del Giappone alle 3 GMT. Indice dei prezzi alla produzione dell'Australia sarà rilasciato alle 1.30 GMT. Reddito personale degli Stati Uniti alle 12.30 GMT. Spese personali degli Stati Uniti alle 12.30 GMT. Ci auguriamo che abbiate apprezzato le prospettive di mercato del venerdì. Ognuno di noi qui presente si auspica che il giorno di negoziazione sia per voi produttivo.